Cari fratelli, siamo alla fine della prima fase del nostro CPO, quella dell'ascolto, ed è stata una fase molto ricca. Al mattino avevamo una conferenza di contenuti sul lavoro, nei vari aspetti, e il pomeriggio avevamo soprattutto delle testimonianze. Io vorrei ripercorrere con voi quanto abbiamo fatto. Il primo giorno ci ha parlato Mauro Magatti, un sociologo, e ci ha parlato di come si può comprendere il lavoro oggi e di come il lavoro oggi può essere anche molto alienante. E la cosa che più mi ha colpito è che in fondo oggi siamo in una società in cui ci si definisce non a partire dal lavoro, ma a partire dal tempo libero, cioè il lavoro che mi permette tante cose. E la domanda è: noi cappuccini vogliamo essere dentro in questo modo di concepire il lavoro, oppure vogliamo prendere il lavoro, anche il prenderci cura di casa, come qualcosa che ci umanizza? Il secondo giorno ci ha parlato una professoressa, Mary Hess, degli Stati Uniti, e ci ha parlato del mondo nuovo dei mass media, dell'internet, di tutte queste immense possibilità che ormai sono diventate una cultura, e una cultura nella quale è importante entrare, esserci, perché è un'occasione di evangelizzazione. Poi siamo passati a una riflessione, un percorso su ciò che la Chiesa ha detto sul lavoro, a partire da quella famosa enciclica di Leone XXIII, che era la Rerum Novarum fino a tutt'oggi. E abbiamo visto come la Chiesa ha risposto, è stata attenta a una realtà sociale che in continuo cambiamento. Siamo poi passati con il nostro fratello Fernando Ventura a parlare del lavoro nella Bibbia, e è stato molto interessante il fatto che Fernando ci ha fatto notare che il punto chiave, il cuore della Bibbia, è l'alleanza, è l'esodo, cioè l'uscire dalla schiavitù per diventare un libero servo di Dio. E da qui penso anche tutta la ripresa per noi del nostro lavoro come un servizio. Pensate a Gesù che dice: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire lui stesso. Dopo di questo c'è stato l'intervento di Felice Acrocca, che è uno specialista di cose sanfrancescane, e lui ci ha parlato dell'evoluzione che c'è stata circa la concezione del lavoro a partire dalla prima regola, la cosiddetta non bollata, dove c'è un capitolo sul lavoro che contiene molti aspetti dei primissimi anni dei francescani, fino ad arrivare poi al testamento, dove Francesco dice: io voglio che tutti quanti lavorino. E l'ultimo intervento sul lavoro come riflessione approfondita è quella che ci ha proposto Giuseppe Buffon, un frate francescano, professore di storia all'Antonianum. Lui ci ha fatto capire le varie fasi, dove Otium era il momento della riflessione, della contemplazione, ed era ciò che proponevamo. Il lavoro era considerato qualcosa di secondario. Poi, dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, con le comunità di preti operai, il lavoro diventa quasi il modo di sacralizzare il mondo. E oggi siamo di nuovo in una fase di molta incertezza. È stato molto importante perché c'è un invito a rispondere ai bisogni della società. Mentre il pomeriggio è stato tutto un susseguirsi di testimonianze. Quella che più mi ha colpito è stata quella di Pedro Opeka, un lazarista che vive in Madagascar e che ha trasformato una discarica piena di poveri in un villaggio dove si vive dignitosamente.
Abbiamo anche invitato, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Fisichella, Monsignor Rino Fisichella, che è il presidente del Consiglio Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. E lui ci ha detto com'è l'evangelizzazione oggi, che deve partire dall'esperienza concreta dell'incontro con Gesù e non dai moralismi. E in questo senso penso anche lui ci aiuta ad orientare il nostro cammino. Sono seguite altre testimonianze, Dominique Pacrot, che è già stato provinciale in Francia e che ha vissuto per molti anni, ha fatto il camionista, ha lavorato come operaio, e lui ci raccontava con quale spirito lo ha fatto. Ci ha pure parlato Cristoforo Sgoderais, che ci ha parlato della grande città di Francoforte, la presenza nel cuore delle banche, le grandi banche tedesche, c'è una presenza cappuccina dove tantissima gente, non solo cattolici, frequenta la chiesa e trova un momento che la aiuta a vivere. Lo stesso giorno ci ha parlato anche Carmine, un frate che viene da Palermo, ci ha parlato come lui è presente, immaginate, presente in uno dei carceri più temuti d'Italia, una presenza molto bella. Poi ci ha parlato il nostro Benedict del lavoro che sta facendo per giustizia e pace, e anche Henrik di Cracovia, che ci ha parlato di come lui con i frati e con altre associazioni sta facendo fronte alle necessità dei senza tetto a Cracovia. Ecco, l'ultimo servizio, l'ultimo intervento è stato quello di Pio Murat, il nostro consigliere generale, che ci ha fatto vedere un po' che noi non siamo i primi a parlare di lavoro. Ne hanno parlato le costituzioni, le hanno ripreso le costituzioni del 68, poi ci sono stati diversi CPO, c'è stato l'ultimo capitolo generale, e allora oggi si tratta di rispondere a questa domanda in continuità col passato. Però quello che vorrei dire per finire è questo, che noi tutti questi interventi adesso li metteremo online, che voi avrete la possibilità di accedere, di leggere, di ascoltare, e vedrete che è un percorso molto ricco. Noi siamo interessati però anche alle vostre reazioni, alle vostre proposte, cioè aiutateci adesso a formulare delle proposizioni che aiutino l'ordine a camminare nel nostro tempo con gioia e con impegno. È quanto vi chiediamo, e io vi ringrazio già anticipatamente. Pace e bene.